Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Andrea, hai sentito la notizia del secolo? Sì, sembra che Magnus non giocherà il mondiale quest'anno. Mamma mia. Ma è molto triste. Non sarà più campione del mondo. Sembra proprio di sì, sembra che sia una cosa che lo stressi, no? Essere campione del mondo e che non gli dà motivazione. Lui vuole essere il miglior giocatore, ma più che altro ci sono stati dei giocatori, non so, Kasparov si è ritirato, oppure non so come si chiama, anche Bobby Fischer, no? Che non ha voluto giocare contro Karpov perché è il campione del mondo, voleva essere perfetto, non poteva accettare di sbagliare e ha smesso di giocare. Anzi, lui forse voleva l'incremento e non gliel'hanno dato, non gliel'hanno concesso. Poi dopo sì, no? Che adesso chiude l'incremento, si è ritirato, non ha più giocato nulla. Carlsen vuole ritirarsi dal ciclo mondiale, però continuare a giocare ai tornei ed essere il più forte giocatore del mondo di tutti i tempi, ovvero non vuole giocare il ciclo della federazione internazionale, continuare a giocare tornei privati. Non so, forse se è una mossa politica o magari potrebbe essere o una mossa politica, stavo pensando, perché il suo allenatore si è candidato alle elezioni della FIDE come vicepresidente, Peter Heine Nielsen, e non lo so, perché magari se Carlsen snobba il ciclo del campionato del mondo, no? Organizzato dalla federazione internazionale, potrebbe essere per mettere pressione, no? Alle elezioni, per far votare al pacchetto presidenziale, no? Del suo allenatore. Certo. No, non lo so, sto solo speculando. Oppure semplicemente non ne ha più voglia perché vince sempre ogni match, vince anche la maggior parte dei tornei, no? Però nei match gioca peggio, no? Ha più pressione, è sotto tantissimo stress, perché c'è anche alcuni match, per esempio contro Caruana, e non aveva vinto nessuna partita, contro Kariakin addirittura era in svantaggio, no? Aveva perso, no, delle partite. Adesso non lo ricordo. Però ha perso una partita, era in svantaggio, aveva quasi perso un'altra, che si è salvato miracolosamente, poi ne ha vinto una, pareggiato il match, ha vinto gli spareggi. Poi gioca con questi giocatori, Kariakin, Caruana, nei tornei senza essere nervoso, li spazza via. Ma anche contro Nepomniachtchi è sembrato un match a senso unico, ma da quando Carlsen ha preso il vantaggio e si è rilassato. Prima le partite erano molto combattute. E quindi non so bene, probabilmente grande lavoro, grande nervosismo, tantissimi soldi spesi a prepararsi e per qualcosa, no? Per dimostrare di continuare a essere il più grande giocatore di tutti i tempi, che lo è già, no? Cioè, perché chi deve battere, no? Per dimostrare di essere il più forte? Se vince ogni torneo, ha sempre battuto tutti, continua a battere tutti, però deve dimostrarlo in quel match lì, in quella settimana lì, no? Che magari non ha voglia di prepararsi, di investire in allenatori, no? Perché non ha solo il suo secondo, no? Sono i secondi del secondo, no? Quelli che lavorano per il suo analista principale, ci sono coloro che lavorano per coloro che lavorano per il suo analista principale, ci sono piramide, computer, spese, hotel, no? Perché bisogna andare a preparare tutti insieme, no? In squadra. Cioè, non so, tutti i prossimi 6 mesi suppongo che saranno un inferno per preparare il match, e so, suppongo che chiunque al mondo, no? Tranne lui dice, vabbè, però realizzo il mio sogno. E qual è il sogno che lui deve realizzare in cambio di tutto questo lavoro, no? Se tanto è il numero uno, è il più forte. Certo. Probabilmente ci saranno due figure, ci sarà il campione del mondo e ci sarà E ci sarà il fantasma di questo giocatore che non è io campione del mondo. Io ho dei miei che sono secondi a lui, sì, che perderà un po' di valore il titolo di campione del mondo. Sì. Ma no, e sarà incredibile. Però comunque alla fine non so, suppongo che anche
come dire che anche nel calcio, no? Che non so, per esempio, cioè, le squadre nazionali, cioè campioni del mondo, ma sono molto più deboli di qualunque club, no? Tra i club più forti, perché i club più forti si allenano sempre, no? Certo. Mettono i giocatori che vogliono, gli allenatori che vogliono, si allenano costantemente, no? Una squadra nazionale di calcio sono giocatori che giocano contro altre squadre nazionali di calcio, oppure, non so, magari nella pallacanestro, no? L'NBA, no? Il campionato nazionale americano è più importante del campionato del mondo, no? Oppure nel tennis anche, no? Che non addirittura lì non c'è un campione del mondo, ma c'è il circuito ATP, no? Dei professionisti del tennis che non vanno neanche ai campionati nazionali, no? Per esempio, adesso, non so, per esempio in Spagna, no? Che hanno Nadal, hanno tantissimi giocatori tra i primi al tennis, non credo che Nadal, Davidovic, tutti questi giocatori numeri uno siano campioni nazionali, no? Cioè, non gliene frega nulla. E quindi, non so, è un fenomeno che c'è in molti sport che un titolo nazionale o internazionale non significa che uno è il più forte al mondo, magari questa cosa ci sarà anche negli scacchi, no? Cioè, ci sarà Carlsen che Chiaro. sarà il più forte, poi ci sarà il campione del mondo Certo. ufficiale che comunque poi quando gioca con Carlsen in tutti i tornei prende delle mazzate, capito? Certo, Quindi sì. cambierà molto. Sarà interessante vedere appunto questo giocatore che come punteggio sarà ben distante dagli altri, il campione del mondo che lì. Boh, ma tu pensi, Andrea, che Carson potrebbe fare appunto, come dicevi tu, in vista anche di una roba politica, un'idea di È creare una sua lega? speculazione. So che non lo so. Forse non gli no, probabilmente non gli interessa tanto, però magari. Però so che ha avuto, che non so, no, che mi ricordo che qua un mese fa stavo facendo un torneo a Madrid, avevo visto che lì c'era anche Carlsen, che era venuto, che aveva parlato era venuto a Madrid per parlare con la dirigenza, no? Quando ormai era chiaro che Nepomniachtchi avrebbe vinto il torneo, per parlare con Borkovic, no? E sembra. Però, cioè, la stampa così speculava che Carlsen volesse imporre delle condizioni, mentre da quanto è emerso in questi giorni, Carlsen voleva soltanto informarli della sua decisione, no? Di non giocare. E loro hanno provato a convincerlo, questi dirigenti della Federazione Internazionale, senza riuscirci, no? E ovviamente per motivi storici così sarebbe stato bello, no? Che Carlsen giocasse, no? Però. Cioè, se lui non ne ha voglia, perché deve fare qualcosa, no? Sì. Cioè, non lo so, deve mettere. Cioè, magari non vive più la vita, no? Da un anno a questa parte deve solo preparare quel torneo No, lì è per. vero, beh, c'è da dire che lui è veramente, cioè, ha già avuto tutto. Poi penso che nel panorama anche odierno e forse di sempre, forse dopo Bobby è stato uno dei più amati, odiati, ma comunque dei più celebri, cioè lo chiamano per riviste di fashion, a volte in prima di copertina, per riviste di modelli, robe varie, cose che per un giocatore di scacchi non è all'ordine del giorno. Quindi lui è celebre un po' ovunque, quindi c'ha questo potere che dice: ok, ho ottenuto realmente tutto, che me ne frega ora di fare tutto questo stress, come dicevi tu, allenamento, mega allenamento, magari mi gioco i tornei normali. Tanto sono sempre il più forte, poi magari non so, medi che in questa settimana ho il mal di pancia, sto fisicamente male, perché uno alla fine, cioè, può perdere una settimana, può stare male fisicamente, poi la gente pe pensa che non sono il più forte, no? Perché sono stato male quella settimana lì, no? Perché uno può avere anche una settimana nera, no? Cioè, uno si gioca tutto in un match, no? Cioè, alla fine è meglio. C'è un circuito di tornei, tutti i tornei più importanti al mondo, io ne vinco 18 su 20, dirà Carlsen, ed è ovvio, no? Che sono il più forte. Magari supera la barriera dei 2900 punti ELO. Ma tu pensi che se lo sfidante fosse stato il ragazzino Ali Reza avrebbe giocato? Potrebbe essere, sì, penso di sì, cioè, lui l'ha detto, per ora ciò che ha detto lo fa, no? Per ora ciò che ha detto lo fa, forse aveva bisogno di nuovi stimoli, però no. Forse proprio con lo stesso sfidante non ne ha Sì, voglia. Anche forse sì, forse. se in questo caso io non sono d'accordo di fare un match per il campionato del mondo tra Nepomniachtchi
ed in Gliren, io credo che dovrebbe diventare automaticamente il campione del mondo nei Comniaci. Questo mi sembra una follia solo per fare dello spettacolo, no? Perché bisogna comunque fare il match, ma perché certo. Fare queste regole, scusa, cioè... Cioè, se il campione non gioca, d'accordo. Peso per lui, lo sfidante diventa il campione. E, non so se sei d'accordo. Sì, 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 d'accordissimo. Infatti credo che era così. Poi ho letto la notizia che si sfiderà con Ding, perché per carità... Ma cosa, lui è arrivato... Bisogna fare il match del campionato del mondo, bisogna sì. Evitare, no, questo danno che l'assenza di Carlsen fa, però secondo me, cioè, come da sempre, no? Se rispettiamo la storia, Nepomniachtchi dovrebbe essere campione del mondo già adesso, come è sempre stato. Vabbè. Non credo. Sì, sì, no, no, sono d'accordo, sono d'accordo. Staremo a vedere un po' cosa... Adesso quando è che si giocherà? Sapevo l'anno prossimo, ma non so quando di più. Mi hanno detto che è a marzo a Madrid. Insomma, Madrid, polo internazionale. Magari... E quest'anno ero a Madrid durante i candidati, non sono riuscito ad andare neanche una volta perché stavo giocando anche un torneo. Magari se sono libero, magari vado a fare dei reportage da dentro. O magari città. Facciamo il pulmino matto scacco, Andrea, e ci organizziamo. Sì, sì. O delle live dalla sede di gioco anche. Potrebbe spettacolare. Fare. Adesso la pensiamo bene, la pensiamo bene. Va bene, io direi che insomma per questo piccolo aggiornamento è tutto, siamo un po' entrambi sconvolti, però insomma se ci dovessero essere dei colpi di scena saremo sicuramente qui ad avvisarvi. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima e buona giornata. Alla prossima, ciao.